Benvenuto a Vitamina B, Stefano Scappini. Allora Stefano, ripercorriamo un pochettino il tuo percorso calcistico, prima di arrivare ovviamente qua a Cremona. Diciamo che io ho iniziato a giocare a calcio nella squadra del mio paese, la Grifo Sant'Angelo, una squadra vicino Perugia, e fino ai giovanissimi. Poi mi ha comprato la Ternana e diciamo che nel calcio che conta sono cresciuto a Terni. E 6 anni ho fatto lì, dagli allievi fino alla prima squadra. Poi mi ha comprato il cartellino alla Sampdoria e poi da lì ho iniziato a girovagare per l'Italia nella terza serie. E ho fatto Ravenna, ho fatto Alessandria, Sorrento, Grosseto, Pisa, Pontedera, ne ho fatte parecchie. E invece dopo una stagione e mezza qua a Cremona possiamo fare un piccolo bilancio? Allora, niente, dopo una grande stagione 2 anni fa a Pontedera, quando ho fatto 24 gol, e sono appena ricevuto la chiamata da Cremonese, è stata per me un'emozione importante, perché andavo in una società, in una società gloriosa come la Cremonese, poi erano tanti anni che non vinceva, quindi ho detto magari è l'anno buono, e infatti è stato così e siamo contenti, sono contento, perché l'anno scorso, magari partendo un po' in sordina, tra virgolette, anche tramite anche un infortunio alla caviglia, e dopo alla fine è finita alla grande, però quindi finora il bilancio è positivo, però io non mi pongo mai limiti, quindi questo secondo me deve essere un punto di partenza. Sicuramente il fatto della promozione in Serie B rende questo bilancio davvero positivo anche per quello. E a proposito di Serie B, visto che ci si credeva fino all'ultimo con tutte le porte aperte, tu che ti dovevi sposare hai dovuto rimandare il tuo matrimonio perché c'era il rischio dei play-off. Sì, diciamo che quando avevo fissato la data ero indeciso su 2 date, ovviamente avevo deciso quella sbagliata e eravamo a 12 punti dall'Alessandria, 11 punti. Ho detto, non voglio fare lo scaramantico, ma diciamo che il 90% faremo i playoff, e nel caso andassimo in finale coincide proprio con il matrimonio. E non era il non caso, vorrei vero? Poter arrivare all'ultimo e devo scegliere, perché sennò a dirlo a mia moglie dopo era... Dopo, era un problema più grosso ancora, esatto, della finale playoff. L'ho spostato una settimana dopo, però a saperlo lo lasciavo la settimana prima. Ricordaci il nome di tua moglie e raccontaci un pochettino, insomma, questo matrimonio, questo bellissimo viaggio di nozze. Ilaria si chiama, e tra l'altro domenica è stato il mio primo gol contro la Ternana, e lei è di Terni ed era in tribuna, e quindi è stata un'emozione unica. E no, è stato un matrimonio fantastico, siamo stati in viaggio di nozze in Malesia, Singapore e in Indonesia, quindi è stato bellissimo e niente. Vi abbiamo un po' invidiati su Instagram quest'estate, devo dire. C'è una prova per te, una prova finale, sei pronto? Per forza. Vista la tua partita contro la Ternana, ho pensato di raccogliere in un minuto la partita e ti faccio fare il Mauro Maffezzoni della situazione. Quindi cuffie. Mamma mia, tanto è difficile, sono finte, è proprio no? Lui? Non sono attaccate. No, un altro. No, guarda, tu falla alla Scappini, però devi commentare la tua partita, sei pronto? Facciamo partire? Vai, racconta, cosa succede? Cross di Perrulli, Moculu sponda, Scappini rovesciata, miracolo di Bleve, che rovesciata, incredibile, palla a Cavion si gira su se stesso, Cavion ancora, lancio per Scappini di testa, 2-3, riapre la partita. Per ora penso. Bravissimo, un giudizio su questo gol lo diamo? Sì, direi che è un gol, un gran bel gol. No, non posso essere troppo contropiede. 93esimo, attenzione Moculu, riparte la Cremonese. Moculu, cost to cost, Moculu sembra UEA. Palla per Rulli, palla in mezzo, Scappini, no, non ci credo. Che scarso, non ci credo.
Allora, io credo che Mauro Maffezzoni ti darebbe un bel lotto per questa telecronaca. Potevo fare di meglio, però mi sentivo un po' disagio. Sei stato bravissimo. Nel caso in cui volessimo liberarci di Mauro, abbiamo pronto il sostituto. Va bene, dai, adesso mi vedo qualche telecronaca sua, almeno la prossima volta sarò più preparato. Prendi un po' di ispirazione. Va benissimo. Grazie a Stefano Scappini che è stato con noi. Grazie a voi.